Buonasera carissime concittadine e concittadini, un aggiornamento sulla situazione Covid sul nostro territorio, che ha interessato anche alcuni dipendenti comunali, nello specifico circa 12 dipendenti tra casi accertati e sospetti. E nel pomeriggio ho avuto notizia che anche l'assessore Palumbo è positivo. Mi preme rassicurarvi circa il fatto che sono stati sollecitamente isolati e anche l'assessore Palumbo da qualche giorno era in isolamento precauzionale e comunque anche i loro contatti, abbiamo provveduto a contattare quelli che ritenevamo loro contatti stretti e sono stati messi tutti in isolamento e ora stiamo procedendo con l'ordinario tracciamento in attesa delle disposizioni della ASL. Ovviamente abbiamo sanificato tutti gli ambienti comuni e tutti gli immobili comunali. L'accorato il segnale è evidente rispetto ad un aggravarsi della situazione epidemiologica sul nostro territorio che oggi porta ad circa 76 concittadini positivi, il dato mi è stato fornito ufficiosamente dalla ASL ed è già in aumento rispetto a quello riportato nell'ultimo report di venerdì scorso, ma ritengo che nel prossimo report possa aumentare ancora, visto i segnali che già da qualche giorno mi sembrava di aver percepito, anche perché quando cominciano a telefonare le dirigenti riguardo alle scuole, ho dato notizia alcuni giorni fa rispetto ai casi nel polo 2 e nel polo 3. E quindi è evidente che ci sia una recrudescenza del virus. L'accorato appello che faccio a tutti è che si continui a tenere i comportamenti ormai noti, in particolare l'utilizzo della mascherina, comportamenti ai quali bisogna stare attenti in particolare negli ambienti chiusi e certamente anche negli ambienti familiari. Quindi limitiamo al massimo i contatti sociali per quanto è possibile, evitando di considerare la zona arancione e l'auspicata zona gialla come un liberi tutti, perché così non è. Dobbiamo essere ancora più attenti proprio per non vanificare tutti i sacrifici fatti finora. E se a questi comportamenti riusciremo ad accompagnare, io sono convinto che riusciremo a farlo perché i cittadini, i miei concittadini, i concittadini di Galatinesi si sono ben comportati ad oggi, almeno stando ai dati numerici, visto che non abbiamo mai superato i 100 positivi sul territorio, con un 2,5 di rapporto ogni 1000 abitanti, un dato più che accettabile rispetto a quello che si è visto nei territori limitrofi o negli altri comuni. Quindi se riusciremo a continuare a comportarci in questa maniera, accompagnata alla campagna vaccinale che sta seguendo il suo percorso, devo dire in maniera ottimale, sempre fermo restando la disponibilità dei vaccini, che poi è il vero problema, riusciremo ad uscire presto da questa situazione. Riguardo alla campagna vaccinale, che ha comportato un importante impegno da parte dell'amministrazione, da parte dell'ASL e non ultimi certamente da parte degli operatori della protezione civile che fanno parte del centro operativo comunale, che sono impegnati dalla mattina alla sera per dare informazioni ai cittadini, per accompagnarli lungo il percorso di vaccinazione. Quindi a loro va veramente il grazie mio personale e posso tranquillamente dire a nome di tutta la città perché mi arrivano solo belle parole nei loro riguardi.
riusciremo a uscirne? Sì, se siamo attenti. Quindi, ripeto, teniamo il comportamento corretto e stringiamo i denti ancora per un po' e ne verremo fuori. Un abbraccio virtuale, ovviamente è purtroppo virtuale, a tutti, in attesa di riabbracciarsi al più presto in presenza. Grazie.